Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale e ben ritornati. Allora, ciò che vedete, io sono Marina Caffueri, lo sapete oramai, e ciò che vedete non è in realtà una nuova creatura, oddio, lo è, lo è perché è nuova, nel senso che l'ho fatta da poco, ma in realtà è un'integrazione al tutorial della maglia Raffaella. Top down che eh, c'è già dalla scorsa settimana nel mio canale. Ho pensato a una cosa, in realtà io l'ho fatta, non è che l'ho fatta in una settimana, l'ho fatta prima. Eh, ho pensato a una cosa per chi volesse realizzare la maglia Raffaella, ma aperta davanti, quindi a cardigan, quindi diventerebbe un cardigan top down. Eh, come fare a realizzare la parte aperta? Quali sono i passaggi da fare? Ecco ve lo mostro in questo brevissimo tutorial perché in realtà non andiamo a fare tutto il cardigan, vi mostro come, come fare proprio quelle parti, eventualmente voleste realizzare la maglia Raffaella top down ma aperta sul davanti. Ho utilizzato filati di scarto nel senso che erano tutte rimanenze di, delle varie cake e eh, il risultato è stato questo, un'unione di filati di vari colori che ho cercato di, di mettere insieme. Quindi eh, in realtà non potete usare appunto qualsiasi tipo di filato che avete, anche delle rimanenze, e, e realizzare la maglia. Raffaella top down però aperta davanti che diventa poi un cardigan. Potete realizzarlo anche a manica lunga. Eh? Tutte le spiegazioni di, dettagliate di come fare la maglia Raffaella top down la trovate nell'altro tutorial, vi lascio il link. E questo in realtà, ripeto, è solo un'integrazione a quel tutorial per mostrarvi come realizzare la parte rettilinea, quindi l'apertura delle due parti. Come fare ad andare avanti, penso di aver detto tutto e forse fin troppo. Un abbraccio e vi lascio al tutorial. Mi sono dimenticata di dirvi una cosa: allora non posso darvi nessun codice di filato perché queste sono tutte rimanenze quindi non so dirvi neanche la lunghezza che ho utilizzato perché avevo proprio dei mucchietti di. Eh, filato di, di una cake eh, di un'altra cake, io semplicemente se notate ci sono delle sfumature diverse una dall'altra, vedete delle sfumature diverse. Ho unito semplicemente in base ai miei gusti che possono piacere o no. Ho unito semplicemente le cake che avevo perché non riesco mh, è più forte di me, io non riesco a buttar via niente, quindi ho unito tutte. I pezzettini di cake che avevo e il risultato è questo. Quindi, più colori, eh, ho cercato di più o meno vedere se potevano andare bene insieme. Quindi utilizzate quello, i filati che volete. Poi, per quanto riguarda, eh, quindi, più o meno, non, non su so dirvi neanche il peso: il peso, più o meno calcolate lo stesso quantitativo. Di quello che io ho utilizzato per la maglia perché all'incirca siamo lì, allora questo era lo schema della maglia top-down. Raffaella, semplicemente io ho diviso in due la parte, ma visto e considerato che eh, lo volevo, avete visto come diventa più largo su di me? Ecco, vi faccio vedere, questo può essere interessante per voi. Ho cambiato le proporzioni quindi questo schema ovviamente è ben, è ben cioè, non lo so se è ben spiegato, comunque sia, eh, diciamo, l'ho già spiegato piuttosto a lungo nel tutorial della maglia top-down Raffaella. Quindi mi raccomando, se non vi trovate, ecco, guardate quel tutorial e Guardate la parte della divisione su questo tutorial, ok? Sto cercando solo di spiegarvi come fare ad andare avanti in modo rettilineo, dividendo le due parti. Quindi questo non è un tutorial vero e proprio, è solo una parte del tutorial solo per darvi il là, ecco per, per farvi partire. E vi dico oh, come l'ho realizzato io. Io ho inserito 13 ovalini per il dietro. 5 ovalini per i miei per le spalle. 5 ovalini, più 7 e 7 ovalini nella parte avanti. Allora, ovviamente qui c'è più 1 che l'angolo, più 1 che l'angolo, più 1 più 1. Quindi adesso ve lo scrivo per bene per non farvi confondere, ecco, forse così è più chiaro, allora. 13 ovalini spalla, schiena, più 5, più 7, più 7, più 5. Totale 37 ovalini sono quelli che ho utilizzato io. Uncinetto 3 ve lo scrivo. Ma poi dipende da, eh, dal vostro filato, ovviamente. 37 ovalini più 4 degli angoli, un totale di 41. Perché ve li ho divisi così, come ho fatto anche con la maglia, non aggiungendo gli angoli? Non per confondervi, anzi il contrario. Perché così potete giocare con questi ovalini, ok? Nel senso. Quindi avete 13 di ovalini che sono esattamente quelli che ho utilizzato io per fare la mia schiena. E se il vostro filato è più spesso, ovviamente dobbiamo fare dispari gli ovalini. Quindi, anziché 13, se, se è troppo stretto ne metterete 15. Stessa cosa per qui, se è troppo stretto anziché 5 ne metterete 7. In base a quello che avete dietro, dovreste fare la stessa cosa. Quindi io avevo 13 ovalini, dovevo inserire qui 13 ovalini. Essendo però un numero dispari, 13 ovalini mi dava 6,5. <ride> Impossibile. Quindi sono arrivata a 7, ho aggiunto quel mezzo punto. Ok? Non, non sto troppo su questo ma che vada tornate indietro poi vi prego ditemi se è abbastanza chiaro ok cos'altro di importante ho qui? niente praticamente potete muovere gli ovalini mantenendo la quantità dispari di su tutti i lati e dovete aggiungere sempre i 4 degli, angolo, degli angoli quindi in base a quello che voi ottenete quindi aggiungete 4 la partenza è sempre uguale ma non dobbiamo chiudere il giro quindi in base al numero di ovalini che volete realizzare iniziate a realizzarli vi spiego come fare gli ovalini sempre sul famoso tutorial della maglia top down raffaella però io adesso ve ne faccio uno quindi tiriamo su 4 catenelle due volte il filo sull'uncinetto e chiudiamo a 2 a 2, ovviamente, io devo fare la quantità di ovalini che occorre per me. Quindi, in base al filato che ho, farò gli ovalini, ok, come appunto vi ho spiegato qui. Questo è per il cardigan top down, raffaella, quindi io andrò a fare un totale di, compreso gli angoli, 41 eh, ovalini. Compreso i quattro degli angoli rispettando il, le proporzioni che appunto vi ho dato. Io adesso vediamo se faccio solo un campioncino perché altrimenti mi ci... <ride> vi faccio un campioncino. Adesso eh, faccio qualche ovalino, me li suddivido e poi vi mostro come fare ad andare avanti da sole. Ok. Riprendiamo il nostro lavoro. Qui ho già fatto una catenella che voglio fare insieme a voi. Allora, abbiamo finito l'ultimo lato che è quello praticamente dello sprone davanti. Ne abbiamo, io ne ho tre, voi ne avrete sette, oppure ne avete nove, ne avete cinque in base ai calcoli che avete fatto, ok? E, arrivati a questo punto, noi facciamo 3 catenelle, gira il lavoro in questo punto qua proprio nel punto di congiunzione del nostro eh, ovalino entriamo e facciamo il punto puff che non sto a spiegarvi dettagliatamente perché ve l'ho già mostrato nella maglia ok io devo spiegarvi più che altro come iniziare e finire questo progetto poi ci sono le 3 catenelle come sapete e andiamo nel questo non lo calcoli perché è ovviamente il primo Ok, allora quindi questo non lo calcolare perché fa parte della... <coughs> Benissimo, della partenza. Andiamo nell'ovalino successivo, questo, e vai a fare la maglia bassa. 3 catenelle. Nell'ovalino successivo vai a fa... E magari in questo valino qua cerca di entrare nella stessa catenella. Lo so che sono 4 le <coughs> catenelle o comunque la maglia altissima. Io vado sempre nella penultima, quindi cerco di andare nella penultima catenella e tiro su. Devo bere un po' d'acqua. Uno, due, e tre. Perfetto. Poi le mie tre catenelle e continuo così. Quindi praticamente continuo a fare. Devo bere continua a fare questa sequenza quindi una volta una maglia bassa 3 catenelle una volta un punto puff quindi quando io e continuate così finché ne avete no quando arrivate dove c'è il segnapunto dovete fare l'angolo quindi 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte ok togliete sempre il segnapunto e cambiate il posto al segnapunto e ricominciate si ricomincia con 3 catenelle nel punto pa nel sì nell'asolina quindi nel nostro ovalino entriamo e andiamo a fare il nostro punto puff Io entro dentro una maglia delle catenelle sottostanti no quelle che mi hanno aiutato a fare l'ovalino 3 catenelle e vado nella successiva a fare la maglia bassa 3 catenelle e punto puff nella catenella sottostante dell'ovalino opla sto tirando un po eh 3 ok 3 catenelle e io sono già all'angolo ovviamente voi continuate finché avete maglie da lavorare prima di raggiungere l'angolo dove farete sempre le due maglie alte le due catenelle e le due maglie alte bene proseguite così fino alla fine del giro ci troviamo lì per farvi vedere come finire esattamente come abbiamo iniziato né più né meno Guardate, sono arrivata alla fine. Ovviamente, voi ne avrete molti di più. Adesso non può girare, ovviamente, perché siamo all'inizio. Io ho mantenuto i miei marcapunto perché eh, è indispensabile, soprattutto per chi è all'inizio deve capire bene dove sono gli angoli e non perderli soprattutto nel giro successivo che avremo i ventaglietti e quindi io li ho mantenuti per voi adesso sono alla fine del giro come lo finisco esattamente come abbiamo iniziato quindi ho le 3 catenelle vado salto questo che è l'ultimo mio ovalino e vado proprio all'inizio dell'ovalino dove c'è la congiunzione delle due parti vado dentro e faccio 1 2 e tre fili presi, chiudo, faccio quindi il mio punto puff e a fianco farò una maglia alta in questo modo. E così ho finito il mio primo giro, il giro dei punti puff. Avete visto come ho fatto? Adesso dobbiamo ripartire con il secondo giro. Allora dobbiamo fare il giro dei ventaglietti, quindi partiamo di nuovo sempre con 3 catenelle. 1 2 3 per partire ok giriamo e dobbiamo fare il giro dei ventaglietti come vedete siamo nella parte dritta lo, lo capirete dopo il giro dei ventaglietti va sempre nella parte sul diritto e questa sarà la nostra parte sul diritto Ovviamente, io qui non posso fare tutto il ventaglietto, altrimenti usciamo fuori dal binario. Quindi entriamo nel punto puff. Abbiamo fatto le 3 catenelle, entriamo nel punto puff e andiamo a fare soltanto la metà dell'angolo, quindi 3 maglie alte. Poi, come al solito, nei punti ventaglietti c'è una catenella. Andiamo sulla maglia bassa all'interno. E facciamo una maglia bassa una catenella e sul punto puff ci sarà sempre il nostro ventaglio composto però da 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte il ventaglio completo questa volta e per tutto il giro poi catenella Ecco che qui dobbiamo fare il solito che facciamo quando siamo nel punto ventaglio in procinto dell'angolo. Quindi scendiamo, questo è il mio angolo, vedete? Scendiamo nella prima maglia alta dell'angolo, facciamo la maglia bassa, 2 catenelle, entriamo nell'angolo. Cerco di farvelo veloce perché lo conoscete già, solo per rinfrescarvi la memoria se ce ne fosse bisogno nell'angolo facciamo il nostro classico angolo 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte ovviamente io eh, ho uno sprone davanti cioè uno sprone la parte davanti piccolina voi avete continuato fino ad arrivare al vostro angolo ok e per ripartire si riparte ve lo ricordo in questo modo quindi con 2 catenelle scendo nella Nell'ultima maglia alta e faccio una maglia bassa, una catenella, e ripeto il mio ventaglio. Andate avanti così quindi per tutto il giro, e vi mostro come terminare anche il giro con i ventaglietti. Ripeto per tutta la serie di. Ehm, di passaggi eh, se non ve li ricordate e se non è sufficiente questo breve perché non è neanche un tutorial è, è proprio un pur parler di come fare l'inizio di questo cardiga e la fine eh, quindi non è per farlo tutto ma solo questo pezzo andate mi raccomando ve lo ribadisco scusate se sono noioso ma altrimenti sembra incompleto il tutorial dovete andare a vedere la maglia Top Down Raffaella lì ci c'è spiegato per bene, spero, ogni giro. Quindi, se non è chiaro qui, magari dite Marina impazzita, mi sta dicendo come fare in modo rapido. Guardate quel tutorial e prendete solamente la parte finale iniziale. Da questo, ok. Spero sia chiaro eh? perché, <ride> perché sembra strano per me no? Fare un tutorial a metà, si può dire. Serviva avete capito il concetto, ok. Proseguiamo in questo modo. Quindi con il giro dei, dei ventaglietti, aspettate che me lo metto qui che mi è più comodo con il giro dei ventaglietti, arrivare ad arrivare fino all'angolo. Qui sono all'angolo, quindi faccio la maglia bassa sulla prima dell'angolo, 2 catenelle per salire e 2 maglie alte, 2 catenelle. E due maglie alte, ok. Sembra strano lasciarvi così velocemente, però adesso vi faccio vedere. Dai, vi faccio vedere come si riparte dopo l'angolo. 2 catenelle, scendo nella nell'ultima magliata. No, perché non voglio essere anche troppo ripetitiva. No, una catenella. E continuate così davvero adesso vi lascio e continuate così fino ad arrivare all'angolino alla parte finale di questo cardigan ok arrivati alla fine del giro una catenella andate sul punto puff iniziale che è qui e andiamo a fare 3 maglie alte E sulla maglia alta iniziale che era formata da 3 catenelle entrate prendete il filo e fate la maglia alta e così abbiamo finito il nostro giro con i ventaglietti vediamo se riesco a farvi a mostrarvi come viene poi questo lo disferò e me ne faccio uno con questo filato perché è adorabile è veramente stupendo eccolo qua mm. ok ripartiamo facciamo il nostro terzo giro terzo vero? sì <ride> abbiamo fatto uno due adesso il terzo perfetto allora, come vedete, qui abbiamo il ventaglio, il metà ventaglio, come se fosse questo, e sappiamo che sopra il ventaglio abbiamo la maglia bassa. Quindi, semplicemente facciamo una catenella, entriamo all'interno della prima e facciamo una maglia bassa. Poi 3 catenelle, andiamo sulla maglia bassa a fare un punto puff. Catenelle sul ventaglio, una maglia bassa. Come vedete, io sto lavorando nel retro. Ok, questo sarà il davanti. Dove farò sempre sul davanti il ventaglietto e dietro farò il giro dei punti puff. 3 catenelle sulla maglia bassa, va il punto puff e continuate così. Che okay, io ho già finito perché il mio è un campioncino. Voi continuate fino ad arrivare al vostro angolino. Io ci sono già arrivata. Con 3 catenelle vado nell'angolo e lo compongo. 2 maglie alte, ovviamente 2 catenelle, 2 maglie alte. <ride> ok, 3 catenelle. Adesso io passerò il segnapunto qui, 3 catenelle, e sulla maglia bassa vado a fare il punto puff. Non proseguo, ripeto, perché avete tutto nell'altro tutorial, ok? Però dovete proseguire esattamente come da schema della maglia eh, top down Raffaella. Quindi io adesso finisco il mio giro, vi faccio vedere come chiudere questo giro. Arrivate alla fine del giro e finite come avete iniziato quindi sulla sull'ultima catenella o la prima catenella del giro questa qui andiamo proprio sulla testa e andiamo a fare una maglia bassa quindi entriamo prendiamo il filo e facciamo una maglia bassa e così abbiamo finito anche il terzo giro questo è il rovescio e questa è la parte dritta come vedete lui procede quello che mi interessava a me farvi vedere adesso a parte il fatto che si è tolto il punto e che viene perfettamente diritta l'apertura ok ho rimesso a posto gli angoli così da farvi vedere bene adesso andiamo a fare il quarto giro la partenza e la fine del quarto giro ok Guardiamo sempre il giro precedente. Cosa si fa sopra il punto puff? Il ventaglietto e prima del ventaglietto che cosa c'è? Una maglia bassa. Quindi riparto con una maglia bassa. Faccio la mia catenella, entro nella maglia bassa del giro sottostante e faccio la maglia bassa. Poi sappiamo che tra la maglia bassa e il ventaglietto c'è solo una catenella quindi faccio la catenella vado sul mio punto puff e vado a fare il ventaglietto quindi 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte una catenella di separazione sulla maglia bassa una maglia bassa una catenella e rifacciamo i ventaglietti sui punti puff e procedete in questo modo finché avete maglie da lavorare in questo lato io invece ho la fine del mio lato continuo con una catenella e vado nel mio angolo nella prima faccio la maglia bassa 2 catenelle e finisco facendo l'angolo e l'angolo è sempre uguale, sono 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte. Continuo il mio giro spostando sempre il mio marcapunto. Così so sempre dove l'angolo se vi serve, eh? se vi serve ovviamente, e poi scendo con due catenelle, vado giù nella ultima maglia alta del giro sottostante, una catenella e riparto col mio ventaglietto. E stessa cosa, andate avanti finché avete maglie su questo lato. Fate l'angolo come vi ho appena mostrato, e come sapete già dal tutorial della maglia top down Raffaella. Ci vediamo alla fine del giro. Finiamo il giro il giro dei ventaglietti. Abbiamo una catenella da fare, poi andiamo sulla maglia bassa iniziale, quella del giro sottostante, e facciamo a nostra volta la nostra maglia bassa. E abbiamo finito così il Primo, secondo, terzo, il quarto giro. Ve lo metto bene. Ecco, così si vede meglio. Ho tolto anche il cordoncino qui iniziale, il filo iniziale. Vedete gli angoli? Ok, vedete che sta crescendo e abbiamo sempre il nostro profilo drittissimo, proprio drittissimo. Vediamo come si prosegue. Allora, come si prosegue? Ripeto, abbiamo fatto 1 2 3 e 4 giri. Adesso siamo nel punto in cui abbiamo i ventaglietti e lavoreremo, ovviamente, lavoreremo ovviamente nella parte retro. Ok. Ragionate con me. Sul ventaglietto va la maglia bassa. Sulla maglia bassa va il punto puff, quindi punto puff, maglia bassa, punto puff. Si ricomincia quindi dal primo giro. Quindi io qui non vado a fare altro che il primo giro, solo che qui non avevo ancora i ventagli, adesso li ho. Quindi si riparte con le 3 catenelle. Nella maglia bassa vado a fare il punto puff, quindi 1. 2 e 3 chiudo il punto puff faccio le mie 3 catenelle e vado sulla sul mio ventaglietto a fare la maglia bassa vi ribadisco che dispero tutto e vado a farmi il cardigan con questo con questo filate troppo bello quindi ho fatto le 3 catenelle e andiamo a a fare il punto, puff 3 catenelle, e qui vado a fare la mia maglia bassa. E quindi continuerò così con il mio giro, non serve andare avanti, oltre perché adesso abbiamo fatto il primo giro che è questo. Ok, nel giro successivo, cioè sul punto puff partirete con le 3 catenelle esattamente come il secondo giro le 3 catenelle e sul punto puff andate a fare metà dell'angolo quindi 3 maglie alte una catenella e sulla maglia bassa andate a fare la maglia bassa esattamente quello che abbiamo fatto nel secondo giro il terzo giro sarà quello con i punti puff quindi le 3 catenelle sono qui e qui c'è la maglia bassa. Quindi si parte con una catenella e la maglia bassa. Il quarto giro di nuovo con la maglia bassa, e poi la catenella e il ventaglio sul punto, puff riprendiamo col primo giro, punto, puff, maglia alta. Quindi 3 catenelle e ventaglio, catenella. E maglia bassa catenella e maglia bassa ok questa è la partenza alla fine ovviamente copiate la partenza quindi questo è ciò che io volevo mostrarvi non tanto come fare il cardigan perché la, chiedo scusa il i giri perché li conoscete grazie al tutorial della maglia Raffaella top down, ma quanto per mostrarvi come fare in modo di poter avere qui l'apertura e che sia regolare. Andando avanti in questo modo, poi avrete la lunghezza. Ecco, io qui vi consiglierei di non fare lo scalfo che ho fatto nella maglia Raffaella top down, cioè quello sagomato. Direi di andare, se volete potete farlo tranquillamente, ma io qui sono andata semplicemente dritto. Poi, quando sono arrivata all'altezza scalfo, ho chiuso il mio giro corpo sia da una parte che dall'altra. Non ho fatto eh, gli ovalini, quindi un ponte sotto la l'ascella perché non mi necessitava. Ma se dovesse capitarvi di doverne fare di ovalini sotto l'ascella, utilizzate gli stessi ovalini che siete partite. Quindi mh, avete visto come abbiamo fatto. E gli ovalini parto con, partono con le 3, le 4 catenelle e una maglia altissima. Li fate dispari sotto la scella. Ok, se avete bisogno di un ponte di uno spessore, proseguite andando avanti e il risultato, come avete già notato, il risultato sarà questo. Io sono andata avanti fino al punto in cui lo scalfo mi dava, anzi mi hanno ripresa dicendo che non do le misure o che non sufficientemente. Io sono andata avanti, adesso vi do qualche misurina. Eh. Allora, sono andata avanti per 18 centimetri, qui 18 centimetri, sono andata avanti per lo scalfo, poi ho chiuso, ho chiuso lo scalfo. In questo caso sono poi andata avanti perché l'ho fatto abbastanza lunghetto, vi do la lunghezza. Allora, dallo scalfo fino a, al fondo ho 42 centimetri. Ok, poi cos'altro vi può servire? Vediamo. Vediamo un po'. Allora. Sì, vi do lo scalfo qui, che poi dipende molto da quante catenelle mettete voi, da quante, scusatemi, ovalini, da quanti ovalini partite, da che quantità di ovalini partite, dipende dal filato che utilizzate. Io vi do i miei centimetri, così da essere da qui a qui è un 24 centimetri. Vedete? Dalla partenza e finisco con vabbè, 24. E vi do anche questo, così magari sono 12 centimetri. Poi ho fatto una bordura. La manica l'ho lasciata corta, come piace a me? Perché d'estate, magari metto una canotta e questo solo sopra l'ho fatta lunga 15 centimetri. Quindi ho proseguito esattamente come da tutorial della maglia, Raffaella Top Down. E poi cos'altro posso darvi la metacorpo, la metà corpo e compreso il bordino 24 centimetri, quindi da qui a qui sono 24 centimetri. Penso di aver accontentato <ride> anche l'amica che ci segue, che dice che do, non do abbastanza misure. Ok, in questo caso poi cos'altro dirvi? Come l'ho rifinita? Allora, ve la faccio vedere che è molto più facile che spiegarla a voce. Quando io sono andata in modo rettilineo, ok? Quindi vedete che io eh, nella punta che è esattamente questa, aspettate che ve la mostro, eh, questa qui in alto, vedete il punto puff e qui c'è la maglia alta. Quindi proprio qui sulla maglia alta, perché l'ultima no, che fa da sponda. Aspettate che. Sono qui, eh? Sono qui. Quindi questo è il nostro mini cardigan che abbiamo realizzato e io vi sto spiegando questa parte. Proprio qui ho fatto un, eh, un angolo normale, proprio l'angolo. E poi ho proseguito. Come vedete ho proseguito esattamente il punto Raffaella e facendo eh, in modo tale ovviamente da eh, guardate bene allora il l'angolo poi ho saltato la maglia alta ovviamente sono andata su questa maglia bassa ho fatto la maglia bassa guardatemi il primo giro colorato poi ho saltato questa barretta e sulla barretta successiva ho fatto il mio ventaglio poi ho saltato questa maglia alta del punto puff, sono andata in questa maglia ho fatto la maglia bassa, ho saltato questo e ho fatto il mio ventaglio. Cercate di ecco, io ho proseguito praticamente il punto Raffaella, né più né meno. Ovviamente il primo giro dovete eh, io ve lo lascio ancora un pochino così, così potete guardare. Il primo giro magari un po' più difficile, ma se saltate uno e andate sull'altro e poi ogni tanto guardatelo se sta venendo un po' troppo ricciato, eh, lo allungate un pochino il punto, cioè saltate un, una maglia o un archetto in più. Eh, vedete voi come distribuirlo quando arrivate alla fine nell'angolo. Vedete che io sono allora questo è il giro. Adesso qui si vede meno. Punto, puff, vedete proprio qui che è la fine io qui finisco con il punto ventaglietti. Qui c'è la maglia alta aggiuntiva 1 2 3. Questa è la maglia alta aggiuntiva. Sulla maglia alta aggiuntiva ho fatto il mio, il mio angolo. Ok, in questo modo voi fate poi i giri che volete. Io qui ne ho fatti uno. Due e tre giri finisco con il punto ventaglietto e l'ho lasciato così. Qui devo ancora decidere come finirlo perché, ovviamente, questo è temporaneo solo per mostrarvelo chiuso perché non ho deciso ancora se fare un cordino di chiusura, ovviamente, non solo con le catenelle. Vediamo se uso il tricotino, che forse è meglio. Però il tricottino con questo filato è un po' difficoltoso perché non è un filato ritorto quello che ho usato io, ma è la cake che ha più fili e quindi il tricottino non me lo dà bene. Vediamo, magari un bottoncino e risolvo il mio problema. <ride> vediamo, come, vediamo come farlo. Poi cos'altro dirvi? Eh, basta io direi che eh, chiudo così il tutorial in modo tale da donarvelo e ringraziarvi ancora e ancora ancora per quante siete nel mio canale d'aver è è, è, stato, è stato bellissimo vedere che abbiamo raggiunto nel canale 50.000 iscritti e spero che continuate a iscrivervi invitate le vostre amiche i vostri amici nel mio canale perché è una soddisfazione proprio riuscire a vedere che il canale cresce e grazie a voi mi, mi, e a tutte queste iscrizioni, a tutto quello che mi iscrivete mi incentivate ancora di più a realizzare e a creare qualcosa che possa essere speriamo sempre adatta anche per tutti voi che mi seguite. Un abbraccio e adesso ve lo mostro non su di me, ma sul manichino. E con questo, al prossimo tutorial.